Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle 9.30 del mattino di mercoledì 6 dicembre, una 77enne pensionata di Spinea è caduta rovesciatamente a terra procurandosi un trauma facciale e varie escoriazioni alle gambe. In quel momento, quella insidiosissima buca c'era, alla sera invece era sparita, coperta da una piccola colata di cemento. Così grazie a questa che secondo Adico è una palese seppur indiretta ammissione di colpa da parte del comune attualmente commissariato, si apre in modo inequivocabile la strada per il risarcimento dell'anziana spinetense seguita ora dalla stessa associazione a difesa dei consumatori, ma anche per le eventuali richieste di altre vittime cadute in quella trappola che, secondo le testimonianze di alcuni cittadini, sarebbero più di una. Ancora cronaca. Domenica 10 dicembre i carabinieri di San Donà di Piave sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Calvecchia, riuscendo a individuare e bloccare il presunto responsabile di un furto, che si era allontanato velocemente dal luogo a bordo di una bicicletta. Accortosi della presenza della pattuglia, l'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato raggiunto in via Montessori, dove è stato trovato sotto una macchina in sosta ancora in possesso della refurtiva, due giubbotti e tre jeans del valore complessivo di 440 euro, e consegnata al titolare dell'attività commerciale. Lo straniero, un 23enne di nazionalità marocchina con alcuni precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e condannato dal Tribunale di Venezia con rito direttissimo a una pena detentiva di 8 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, nonché a una multa di 200 euro. E mercoledì 13 dicembre una volante della polizia locale di Jesolo si apprestava al controllo di un veicolo segnalato poco prima dal Targa System come privo di revisione. Si trattava di un Alfa Romeo lungo via Piave Nuovo, intimando l'alta al conducente che però si allontanava in direzione Eraclea. La pattuglia iniziava così un inseguimento concluso proprio nel centro cittadino del comune limitrofo. Gli agenti provvedevano quindi all'identificazione del conducente, un 45enne della zona che si era messo al volante del mezzo privo della patente in quanto sospesa nel mese di giugno per guida in stato di ebbrezza. All'uomo vengono ora contestate violazioni per una multa di circa 2.000 euro. Il fermo amministrativo del veicolo, la mancata revisione, la violazione dell'obbligo di fermarsi all'alta degli agenti. Alla prefettura spetterà il compito di valutare anche la possibile revoca della licenza di guida. I due nuovi sgomberi sono stati effettuati ieri dalla polizia locale di Venezia in via Ferraris alla rotonda Pacinotti, presso l'area in disuso di proprietà di una società operante a livello portuale e uno presso un fabbricato in stato di abbandono in via Forte Marghera 241 e di proprietà del Demanio. Nel primo caso, in uno dei fabbricati presenti all'interno dell'area, era stata divelta la recinzione, sostituita con una grata chiusa con del filo di ferro e utilizzata come accesso. Durante lo sgombero sono stati identificati due soggetti di nazionalità rumena. Nel secondo caso, è stata messa in sicurezza la baracca e la rimozione è avvenuta di numerosi rifiuti oggetti di vario genere presenti sia all'interno sia all'esterno dell'area. Nello specifico venivano individuati 6 giacigli. Durante l'intervento sono state impiegate anche le unità cinofile antidroga del corpo. Un soggetto di nazionalità tunisina veniva identificato ed è stata avviata la procedura di espulsione dal territorio. Chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.